in una zona del Tigray italiano, dove l'occhio abbraccia un paesaggio tormentato che ricorda quello lunare, irto com'è di cime aguzze dagli strani contorni. Sua Eccellenza De Bono, percorrendo gli impraticabili sentieri appena accennati ai piedi delle ambe caratteristiche, si reca ad ispezionare i luoghi dove serve il lavoro dei nostri operai, fra il brillare delle mine che sventrano i fianchi di pietra dei monti per fornire la breccia necessaria alla costruzione delle strade. Schiavi liberati, pieni di volenteroso zelo, affiancano i nostri operai nell'insonne nobile fatica che apre arterie romane, garanzia di rapide comunicazioni e di intenso traffico per il paese. Una potente draga, strumento meccanico mai visto prima d'oggi su queste terre, è qui in piena attività, mentre in altri punti sono in azione i compressori stradali che livellano il fondo già pronto ed in altri ancora si è già iniziato l'incessante via vai degli automezzi. Eccoci ora a Dogali, dove, a celebrazione della marcia su Roma, è stato inaugurato questo grandioso ponte, opera arditissima per le difficoltà tecniche che si sono dovute superare. Ma la tenacia e l'abnegazione dei nostri operai hanno avuto ragione anche delle improvvise e travolgenti piene del fiume, che ben due volte durante la costruzione quasi distrussero quanto già era stato fatto. Ora questi autentici eroi del lavoro possono a buon diritto sentirsi fieri della superba opera compiuta.